ci spetta l'onere e l'onore di commentare l'ennesima denuncia che noi abbiamo presentato contro una nota pulsella. Non quella d'Orléans. No, no, quella d'Orléans, quella sentiva le voci, ma era sana di testa. E tra l'altro, questa qui non sente nemmeno le voci, è tutta matta proprio. È proprio autogena. Sì, sì, le voci non ci stanno proprio. Quindi, cari amici, questa è la denuncia e verrà a voi illustrata dal suo propugnatore naturale che è Orazio il Ferniano. Del Frignano, che esatto. Ricordiamoci, il Frignano è una sottoregione di Tosco-Romagnola. No, Emiliano Tosco-Emiliana. Perché è diciamo nella parte verso le Alpi Apuane, ecco. Allora, c'è un altro paese che chiama Pavullo nel Frignano. Sì, Pavullo, cazzo, il nome Pavullo è anche in Romagna. Sì. Allora, oggi abbiamo depositato quella che è la quinta querela contro la signora Lorenzin, la quale va in giro a contar cazzate. E l'abbiamo è bello che lo fa a nome del governo italiano, il che non sarebbe una novità, perché se c'è un governo cazzaro è proprio il governo italiano. Però lei va oltre i limiti. Va oltre i limiti e il governo glielo permette, perché obiettivamente avrebbe un capo del governo come Gentiloni avrebbe dovuto richiamarla e mandarla quel coglione via. Che è, se non fosse quel coglione che è, avrebbe dovuto comunque mandare un messaggio al popolo italiano, qualora per questi governanti esistesse un popolo italiano. Allora, quando si parla di vaccini obbligatori bisogna sapere di che cosa si parla, con chi si parla e a che livello culturale scientifico se ne parla, no? Giusto? Qui c'è l'elenco, cari amici, di tutte le leggi contro gli italiani. Eccola qua. Qui dopo è anche elencato. Allora, la incomprensibilmente ministra Lorenzin, tale da ben due governi non eletti, precisiamo bene, che non si riesce a capire in base a quale razio sia mai stata scelta per ricoprire una carica così delicata e di grande responsabilità, che richiede grande sensibilità, senso dello Stato, morigeratezza e sobrietà nell'espressività dei modi e dell'eloquio, eccetera, eccetera. Ed invece costei agisce costantemente e sfacciatamente contro gli interessi della popolazione, contro gli interessi degli individui, contro la sua stessa immagine e della sua persona e dell'immagine del governo di cui fa parte. Ecco perché, come diceva lui, Gentiloni avrebbe dovuto come minimo chiederle le dimissioni. Come minimo. Vabbè. No, e se non per lui, almeno i grillini che dicono che fanno tanto. Non nemmeno se ne sono accorti di queste cose i grillini. E invece costei agisce costantemente e sfacciatamente contro gli interessi della popolazione, contro gli interessi degli individui, contro la sua stessa immagine della sua persona e dell'immagine del governo che fa parte, e ripetitivamente espone al pubblico ludibrio tutti questi suscitati soggetti con pubbliche dichiarazioni che rasentano il delirio, pure se nella apparente piena presenza, contezza e lucidità di mente. Questo è tipico dei malati. Esattamente. Psicopatici, esattamente. È tipico, sembrano persone normali, in realtà sono proprio fuori di testa. Questa ennesima querela, la quinta, contro la cosiddetta ministra, è oltre che per richiedere la pubblica condanna, anche per pretendere un'ulteriore volta le dimissioni immediate e l'altrettanto immediato trattamento sanitario obbligatorio. Trattamento sanitario obbligatorio, in quanto persone così palesemente devastate mentalmente non sono in grado di agire secondo logica, buona coerenza e quant'altro, con la finalità del vantaggio alla comunità nazionale, unico motivo per cui qualcuno deve essere chiamato a partecipare al governo della Repubblica. Invece qui tutti partecipano ai governi per le più disparate e cazzate abominevoli ragioni o così pseudo ragioni,
fuorché l'interesse dello Stato e l'interesse del popolo italiano. Come appunto poi viceversa vediamo l'elenco delle leggi fatte contro gli interessi del popolo italiano. Questa signora non solo dà costante prova di non essere all'altezza della situazione, non solo non fa gli interessi della salute dei cittadini, motivo per cui è stata insediata in quel posto di governo, ma al contrario, ad ogni piè sospinto non perde occasione di dimostrare la sua incapacità, ignoranza, da benaggine, ma soprattutto di mentire spudoratamente. Mentire sempre ovviamente in favore delle multinazionali farmaceutiche che, come sappiamo, sono emanazioni delle multinazionali finanziarie e monetarie mondialiste. E veniamo al dunque. La ministra Lorenzin, nella trasmissione televisiva Porta a Porta di Rai 1 del 22 ottobre 2014, dichiarava che a Londra nel 2013 erano morti 270 bambini. Vedi link, e chi vuole poi va Oltretutto porta pure Scaroni. Certo. Va a scaricare il file del testo della denuncia sul sito di Alba Mediterranea 1, 2 o 3 a seconda di quello che vi piace di più e troverà che appunto erano morti, che appunto dichiara il 22 ottobre 2014 Lorenzin dichiara che a Londra nel 2013 erano morti 270 bambini. E ma poi, guarda, è una cosa da allarme mondiale, certo, cioè, è una cosa che se fosse vera da allarme mondiale, da polizia in tutti i paesi del mondo che fanno dei blocchi. Ma... poi a distanza di un anno esatto, il 22 ottobre del 2015, alla trasmissione Piazza Pulita, proprio per non farci mancare niente, che cosa fa? Mentendo spudoratamente ancora, afferma che a Londra nel 2014, cioè l'anno prima, erano morti altri 200 bambini, oltre 200 bambini per morbillo, portando quindi il totale fra il 2013 e il 2014 ad oltre 470 bambini. Cioè è da genocidio, è un'epidemia genocidica, è una cosa devastante. Altro che Erode, altro che Erode, cazzo, capito? Erode. Fra l'altro, è pure vero, e questo la signora si dimentica di dire, che nel 2013 è vero che è scoppiato un'epidemia di morbillo chiamata Swansea, ma questa epidemia che riguardava più o meno un migliaio di persone infettate, che però si è concluso con una ventina di ricoveri in ospedale, se mi ricordo bene, vediamo un po', dunque no, di ricoveri in ospedale uno, un ricovero in ospedale e un morto uno. Ma il morto chi era? Il morto era un 25enne che cosa faceva? Che si stava curando con dei medicinali immunodepressivi. Immunodepressivi, quindi non aveva le difese immunitarie, capito? A colpa dei loro comunque, perché gli avevano dato dei medicinali immunodepressivi. Ecco qua. Loro gliel'hanno dati. Questo, capito? È il diagramma dell'evoluzione delle mortalità e degli infettati in Gran Bretagna, nel Regno Unito, meglio dire ancora, negli anni a partire dal 1980 fino al 2013, dove si vede che a parte i primi 5-6 anni, dove c'era una recrudescenza di circa 15-20 morti all'anno, a partire dall'anno 88-89, da 1 a 3 casi di morte per morbillo all'anno, il che sta a dire che sono morti molti meno bambini in Italia, perché in Italia muoiono più o meno una decina, se mi ricordo bene. No, assolutamente. Quanti? Non ci stiamo proprio. Quanti? Non lo so, ma non ci stiamo proprio. Quanti fa? Sarebbe un allarme vero. Vabbè, forse 1, 2, 3, ma insomma meno di una decina sicuramente. Adesso non mi ricordo. Non lo sapremmo, non è assolutamente. Quindi vero. Tutto questo per dire che la signora va in giro per le televisioni a raccontare cazzate, delle balle megagalattiche che richiederebbero, se fossero vere, un intervento di allarme nazionale, altro che allarme terremoti, altro che allarme di questi invasione. Fanno passare impunemente una popolazione migrante di negri, il cui 50% sono infetti di AIDS. Non li vanno nemmeno a vedere, capito? Fate un'iniezione a loro. Volete fare gli interessi delle multinazionali? Fate delle iniezioni a loro,
dei vaccini contro il morbillo, cazzarola. Contro il morbillo o qualunque tipo di attività epidemica. È naturale. E quindi oggi abbiamo denunciato di nuovo, signora Lorenzin, ci controdenunci per diffamazione, che te venga un colpo. Così te lo ricordi, che te l'ho detto, e ti venesse un colpo a seguito la diarrea. No, la diarrea ma fulminante, un colera fulminante, per cui ti... diciamo derivante dall'infezione da morbillo e da vaccino contro il morbillo. Esattamente. Così soprattutto la smetti di rompere il cazzo. Aug. Allora, due cose. Faccio vedere. Quanto è lungo, perché sennò chiudo. No, pochissimo. Faccio vedere ai nostri amici quest'ultimo numero di Nexus. Vi invito vivamente all'acquisto, dove è chiaro che il discorso è questo. Vaccinazione forzata, business o controllo sociale? Tutte e due. Allora, senza ombra di dubbio. Mi è venuta un'idea proprio visto questo titolo. Voi sapete, cari amici, che c'è stata la pace di Vestfalia in Germania fra i vari stati. Allora, una pace dopo 30 anni di massacri reciproci fra cristianucci. Certo. E quando si parla è stata le guerre per il controllo degli staterelli della religione, ma anche per gli staterelli che erano guerre di religione in ogni caso. Certo. Allora parlano dell'Islam. Rimandate alla memoria storica come guerre di religione, in realtà come tutte le guerre sono guerre di interessi economici. Allora, c'era un tale che diceva homo homini lupus, io dico Christianus Christiani lupus, perché quelle guerre che lasciarono svariate milioni di morti erano guerre, ripeto, intracristiane. Durante la fine di questa guerra, la guerra fu conclusa con la pace di Vestfalia, da cui è rimasto un termine. La Vestfalia era una regione tedesca, è una regione tedesca. Cazzo, segreto. E lì ci hanno fatto. È il centro della cultura tedesca. Ci hanno fatto la pace lì, hanno fatto la pace lì in Vestfalia. Da cui la famosa frase Uius Regio. Uius Religio. Certo. Che significa che hanno, se dopo 30 anni di guerre e stragi. Era stato molto prima che riuscito questo aforismo, vabbè, comunque. L'hanno ripescato. Diciamo. L'hanno ripescato e l'hanno istituito. Ad ogni re la sua religione. Quindi, se in uno Stato c'era il re era di religione protestante, la religione ufficiale era protestante. Se era cattolica, la religione ufficiale era cattolica. Come dire che le istituzioni religiose e le istituzioni dello Stato, seguimi bene, si fanno reciprocamente la respirazione artificiale. Cosa è successo? Bocca a bocca. Diciamo. Bocca a bocca, soprattutto bocca a bocca. Anzi, diglielo al Papa Franceschino. Allora, che va già a fare un po' di bocca a bocca con Gentiloni, loro tra di loro si intendono molto. No, con la Angela Merkel. È una femmina. È peggio ancora. Parla, è di, peggio Gentiloni, ancora. Parla di Gentiloni, erede di una dinastia. Schiatta, una grande schiatta di papalini. Allora, che cosa sta succedendo? Che andando in crisi il sistema religioso, la gente non ci crede più, questa fede deve essere cambiata con qualcosa. Il controllo sociale non è più affidato alla religione, ma alla medicina. E quindi non alla medicina, ai narcotici. Ai narcotici, ai vaccini e a tutte queste cose che servono per stabilire alle droghe. Una dogmatica alle droghe. Che deve essere il commercio delle droghe. Ricordiamoci che solo gli spacciatori sono illegali, tutta la filiera precedente, esattamente, dalla bravissimo. Coltivazione fino al trasporto all'ingrosso, esattamente. È tutto legale. Esattamente. Ricordiamocelo bene. Esattamente. E quelli col cazzo che le acchiappano. Mai. No. Vanno con le armi a difendere i coltivatori. Naturale. Con le armi vanno lì a conferire. Da quando ci sono gli americani e anche gli europei in Afghanistan, la cultura della cannabis, del papavero, è aumentata di 10 volte. Allora, la guerra in 20 anni. La guerra in Afghanistan è stata una guerra
che è stata fatta in parte per il controllo della dei confini con la Russia, perché è seguita alla guerra fatta dai Peshmerga contro i russi. Tant'è vero che la sconfitta... Ma armati dagli americani, ricordiamoci sempre, che la guerra russo-afghana è scaturita perché quelli, gli americani fornivano le armi, contingenti militari, addestratori e quant'altro, ai turcomanni, ai turcomanni, ai Peshmerga, eccetera. Tant'è vero che la vera sconfitta dell'URSS non è avvenuta ad opera del papato, ma ad opera dei Peshmerga, capito? Sono loro che hanno sconfitto, perché quando le famiglie... Meglio dire, hanno sconfitto la fazione che la Russia sosteneva. No, hanno sconfitto i russi perché combattevano i cerri russi. Sì, però... C'erano i militari russi. No, mi ricordo. Quando ritirata con i carri armati russi, quando si scassavano per strada. Appunto, quando i russi tornarono a casa, molti di questi senza occhi, senza coglioni, senza lingua e senza naso, questa situazione ha verificato qualche scombussolamento all'interno del sistema comunista bolscevico. E di qui è stato il colpo definitivo. E qui è stata questa cosa. Detto questo, abbiamo pressoché concluso, ma siccome noi abbiamo iniziato a parlare di Giuseppe Prezzolini, dobbiamo continuare a parlare di questo grand'uomo facendovi vedere prima di tutto questo. Ideario. Che vi leggerò un'altra volta, cari amici. Aspettateci con ansia. Con fervida trepidazione, mi dice una volta. Certo. Ma questo qui è il codice della vita italiana, questo aureo libretto. Aspetta che sennò non si vede. Scrive il buon Prezzolini. Io ho fede nell'Italia piuttosto attraverso un rinnovamento educativo. L'hanno peggiorato. Questo lui lo scriveva attorno agli anni 20. Dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, l'hanno peggiorato, fino a farlo diventare una catastrofe, che attraverso uno politico preferisco un miglioramento del carattere e una modificazione delle istituzioni. Ho più fede negli umili che nei grandi, in coloro che occupano posizioni secondarie che in quelli che sono arrivati in alto. Penso che i valori della nostra tradizione hanno bisogno di cambiamenti radicali, che noi teniamo troppo al Rinascimento e da tutta la tonalità letteraria, enfatica, retorica che vi ha radice. Il mio ideale di italiani è quello di uomini più pratici, più severi, più colti, più aperti alla visione del grande mondo moderno. Esattamente il contrario di quello che hanno voluto e fatto degli italiani. Altra frase, non è vero in modo assoluto che in Italia non esista giustizia, è invece vero che non bisogna mai chiederla al giudice, bensì al deputato, al ministro, al giornalista, all'avvocato influente, eccetera. La cosa si può trovare, l'indirizzo è sbagliato. Capitolo terzo del governo e della monarchia. Ricordiamoci che quando Prezzolini scriveva queste cose, per nostra disgrazia c'era ancora la monarchia, che è stata sostituita da una peggiore monarchia, perché l'attuale Repubblica è peggio di una monarchia. È una oligarchia familiare, diciamo. Articolo numero 20. L'Italia non è democratica né aristocratica, è anarchica. Articolo 21. Tutto il male dell'Italia viene dall'anarchia, ma anche tutto il bene. Articolo 22. In Italia contro l'arbitrio che viene dall'alto non si trova altro rimedio che la disobbedienza che viene dal basso. Ricordiamoci che questa è
una dichiarazione che noi facciamo nostra da molto tempo. Da sempre. In Italia, contro l'arbitrio che viene dall'alto, non si è trovato altro rimedio che la disobbedienza che viene dal basso. In Italia il governo non comanda. In generale in Italia nessuno comanda, ma tutti si impongono. Articolo 24. Per le cose grosse non si cade mai, per quelle piccine spesso. Ciò corrisponde al carattere italiano che subisce le grosse ingiustizie, ma è intollerantissimo per le piccole. Guardate quanto è vero, si accaniscono per le cazzate, intasano la magistratura di cazzate, e la magistratura, che è tanto brava a sparare sentenze per delle imbecillaggini, poi si avvale di questi imbecillaggini per fare giurisprudenza per non far prendere nessuna decisione sulle cose importanti. E i tribunali italiani sono intasati di questioni di condominio. Attenzione, l'italiano non dice mai bene di quello che fa il governo, anche se è fatto bene. Però non c'è italiano il quale non affiderebbe qualunque cosa al governo e non si lagni perché il governo non pensa a tutto. I ministri non sono scelti perché persone competenti nell'agricoltura, nei lavori, e questo è il caso della Lorenzini, nei lavori pubblici, nelle finanze, nelle poste telegrafiche. No, di tutti i ministri attuali. Esattamente. Anche di Padoan. A te vedi. Bensì perché. Che sappiamo essere stato distruttore dell'economia portoghese e argentina. Bensì perché piemontesi, liguri, lombardi, toscani, siciliani e abruzzesi, o perché appartenenti al gruppo A, B o C. Si è ministri non per quel che si è fatto, ma per il dialetto che si capisce, per il gergo parlamentare che si parla. Questo deriva in gran parte dal concetto della ingiustizia distribuita, capitolo secondo. Il valore degli incarichi non corrisponde sempre alla realtà. Molto spesso il piantone conta più del colonnello, l'usciere ne sa più del ministro, e noi lo sappiamo quando andammo dillo, racconta. Non mi ricordo. Al Consiglio Superiore della Magistratura, e gli uscieri denunciato i loro giudici perché erano incapaci di sentire di intendere di volere. Al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi immaginate. A Palazzo dei Marescialli. Esatto. Molto spesso il piantone conta più del colonnello, l'usciere ne sa più del ministro, il segretario più può quello che il cardinale non osa, e così via. Nelle piazze e nei salotti la conoscenza di questo annuario segreto delle potenze forma uno dei punti indispensabili per poter far carriera. Rivolgersi al principale senza passare per la succursale è uno dei più comuni errori di tutti i novizi della vita italiana. L'autorità del grado non conta. L'italiano non si inchina davanti al berretto. Nulla lo indispone più dell'uniforme. E così come gli italiani reagiscono pesantemente ai guardamacchine che si presentano col berretto. Ti ricordi i guardiamacchine che si presentavano col berretto da poliziotto? Ma obbedisce al prestigio personale e dà la capacità di interessare sentimentalmente o materialmente la folla. L'uomo politico è in Italia uomo avvocato. Il dire niente in molte parole è stata sempre la prima qualità degli uomini politici, che se hanno sommato il dire niente al parlare fiorito, hanno raggiunto la perfezione. E con questo, cari amici, per il momento finiamo qui, anche perché questo breviario noi lo leggiamo sempre tutte le sere andando a letto, e prima di coricarci, e faremo la stessa cosa con voi. E vi ricordo che c'era un noto prete che faceva una trasmissione televisiva che si intitolava Ascolta si fa sera, e noi invece diremo Ascolta è Giuseppe Prezzolini che parla. Ok, laudetur priapus. Sempre so long.